siamo a Changsha, la capitale della provincia dello Hunan, dove a settembre del 2018 è nata la città italiana di Changsha, quindi una riproduzione in scala reale di un borgo italiano che prende ispirazione dal punto di vista architettonico da alcune città italiane, tra cui Venezia e Assisi, che si propone di essere una piattaforma di scambio di conoscenza dell'Italia, di introduzione della cultura italiana in Cina e anche un'opportunità di business per imprenditori italiani. Quindi sì, è un parco giochi dove i cinesi si divertono a sperimentare la vera vita italiana. L'Italia è sicuramente il paese europeo che assieme alla Francia fa più presa sul turista cinese. Tutti i visitatori del parco entrano nella città italiana per fare un'esperienza di contatto con la realtà italiana e per farsi le fotografie naturalmente, che rimangono una delle cose più importanti qui, e per provare degli elementi caratteristici italiani, che sono una pizza, un caffè, un piatto di pasta, prodotti dell'artigianato italiano. Io ho cominciato a seguire il progetto quando ancora qui era palude. Il mio ruolo qui è stato sostanzialmente quello di contribuire a dare degli elementi di italianità, cercare di portare aziende italiane che riempissero il parco di contenuti e di locali di interesse. E poi con loro ho fatto location scouting, quindi siamo andati sia a Venezia che a Assisi a fare le fotografie dei posti che per loro potevano essere più interessanti. E quindi molti dei palazzi che si vedono qui sono in realtà riproduzioni vere di palazzi che esistono. Abbiamo cercato di essere più precisi possibile, mattone dopo mattone, cercando di farla sembrare autentica. Se il tempo è buono, qui possono entrare anche 20-30 mila persone al giorno. Ad esempio, la prima settimana di apertura, durante la festa nazionale, sono entrate quasi 100 mila persone. Questa è la Cina dell'interno, è la Cina rurale, quella che si sta sviluppando negli ultimi anni. Siamo nella provincia dello Hunan, una provincia da 60 milioni di abitanti, quindi è grande più o meno come l'Italia. Questa è la città in cui è nato Mao Zedong, famosa per alcune attrazioni particolarmente interessanti come Zhangjiajie, che è il parco naturalistico che ha dato ispirazione dal punto di vista estetico alle montagne di Avatar, del film Avatar. È una provincia che seppure non è molto famosa, però fa più di 100 milioni di turisti ogni anno. Naturalmente questo è un progetto in divenire, quindi le infrastrutture sono ancora in costruzione. Quindi al di là di quel muro che delimita la città italiana ci sarà la riproduzione della vecchia Changsha, quindi una riproduzione di una città antica cinese. Le due città saranno collegate da un ponte, in modo da rappresentare in qualche modo uno scambio, un legame fra Italia e Cina. Poi tutta questa area sarà un lago. Dall'altra parte del lago ci sono in costruzione gli outlet e uno ski dome, quindi una struttura in cui sarà possibile sciare sottoterra. La Cina è un paese che negli ultimi 30 anni, quelli dello sviluppo sfrenato, ha in qualche modo lasciato indietro la storia antica cinese, quindi nelle città è difficile vedere delle cose effettivamente antiche. Però ora che hanno raggiunto un livello di sviluppo importante e che quindi hanno soddisfatto dei bisogni, chiamiamoli primari, e che stanno cominciando a considerare anche degli elementi di sostenibilità nel loro sviluppo, stanno recuperando questo rapporto. Speriamo che non sia troppo tardi.